Viste per rimanere il tema musicale suggerito da Anastasio, a te ci vuole un lanciano per salire. Sì, ci vuole. Beh, sinceramente Spavaldi lo siamo stati abbastanza ultimamente. È chiaro che noi dobbiamo cercare di scendere in campo, dobbiamo considerare il fatto che di fronte comunque abbiamo una squadra che viene una sconfitta pesante, quindi moralmente non penso che stiano molto meglio di noi, quindi dobbiamo andare in campo liberi senza guardare la classifica e cercare di fare il massimo risultato. Gli strascichi del dopo derby sui ragazzi? Ma è chiaro che ci si teneva molto a far bene questa partita, soprattutto a fare risultato. Il risultato non è venuto, però in questo momento bisogna cercare di guardare un po' gli aspetti positivi, magari che in un momento di difficoltà comunque l'è giocata alla pari anche contro una squadra forte come il Pescara. È chiaro che questo non basta per la classifica, bisogna fare qualcosa in più tutti quanti per cercare di portare a casa il risultato, perché quello che stiamo facendo fino adesso non è bastato. L'atteggiamento dei tifosi è rimasto già ripetuto su? No, ma guarda, io penso che durante la partita i tifosi si sono comportati benissimo. Quello che si è detto alla fine, magari di quelle poche, per quanto riguarda me personalmente, ci mancherebbe altro, fa parte del mestiere. In questo momento sono il condottiero di questa squadra, ci mancherebbe che non mi sentissi responsabile o non accettassi delle critiche o quant'altro. È successo l'anno scorso quando magari il giorno d'andata abbiamo fatto 30 punti, quindi figuriamoci adesso che magari siamo penultimi in classifica. Lì dove magari qualcuno ha usato quell'espressione, quel termine di vergognarci, e quindi non è riferito al pubblico in generico, perché per quanto riguarda la partita il pubblico ha sempre incitato la squadra, e perché ha capito molto probabilmente che la squadra non è assolutamente morta, che non è assolutamente tutto definito, e che comunque i ragazzi hanno spinto la squadra a cercare di recuperare la partita. Credo che se avessimo pareggiato non avremmo rubato niente, le occasioni le abbiamo avute, peccato perché il risultato poi non ci era ripagato della prestazione fatta. Però io in questo momento devo rimanere concentrato a ogni singola partita per cercare di affrontare nel meglio possibile. Poi le critiche, ripeto, fanno parte del mestiere, e sicuramente dove siamo una posizione di classifica deficitaria, è chiaro che penso che l'apporto del pubblico in un momento di difficoltà è ancora più importante, quello è poco ma sicuro. Noi dobbiamo partire con l'obiettivo di andare a Terni, di cercare di vincere la partita, e di conseguenza di queste due partite dobbiamo cercare di fare 6 punti. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Poi vedremo se il campo dirà il contrario, anche se veniamo da 4 sconfitte, non possiamo partire con il pensiero di non andare a vincere a Terni, di non fare risultato a Terni. Ripeto, di fronte abbiamo una squadra dove ha perso a Cesena per 4-0, hanno delle difficoltà anche loro, e giocheranno in casa, giocheremo fuori casa, quindi magari saremo anche più liberi mentalmente, e non vedo il motivo per cui ci dovremmo limitare su degli obiettivi finali del fine campionato. E in questo momento, se noi guardiamo la cima della montagna, ci viene a mancare il respiro. Però facendo un po' alla volta, salendo un po' alla volta, magari arriviamo a questa cima che neanche ce ne accorgiamo. Ho fatto un esempio, è già la terza volta che ve lo dico, proprio l'anno di Terni, dove il giorno d'andata abbiamo girato 14 punti. Quest'anno ne avremo 15, ne avremmo fatti 15 sul campo, e poi alla penultima eravamo salvi, poi con 3 squadre dietro, dopodiché l'ultima di campionato sono successe tantissime cose strane e siamo retrocessi, però alla penultima eravamo salvi, quindi vuol dire che nulla è impossibile. È chiaro che più punti fai in queste due partite, più magari il morale della gente può entusiasmarsi di più, la società magari è portata ad operare in maniera diversa a seconda anche dei risultati. Siamo noi che magari dobbiamo riaccendere quella scintilla, perché matematicamente non è ancora successo nulla, la zona è a 6 punti, quindi non vedo per quale motivo non dovremmo credere alla possibilità di recuperare. L'esempio pratico è l'Avellino, che 3 partite fa era 2 punti avanti a noi, adesso sono tanti punti avanti a noi, però si parla di una settimana fa, perché 3 partite in una settimana, quindi non di 6 mesi fa. Noi ci dobbiamo aggrappare a tutto.
appunto in tempi non sospetti hai avuto parole molto chiare sia sul mercato in estate sia su alcuni giocatori. Uno di questi appunto è Piccolo, che è un giocatore essenziale per la Virtus. Hai avuto modo di esternare in società la necessità per la tua squadra di continuare ad avere Piccolo? Sinceramente con la società dello specifico di Piccolo non abbiamo ancora parlato. Quello che mi sono prefissato io è cercare, ripeto, di fare queste due partite il massimo che possiamo ottenere. Poi ci saremo a tavolino e vedremo di conseguenza quello che si potrà fare, ma in questo momento non posso pensare a quello che è stato quest'estate, perché quando ho fatto quelle esternazioni credo che sono stato preso un po' per destabilizzatore oppure per pazzo. È chiaro che non si può tornare indietro, tutto ciò che si è fatto in passato non si può cancellare, sta a noi cercare di rimediare a tutte queste situazioni, perché ripeto, non credo, è vero che magari ci sono state alcune situazioni di infortunati un po' che ci hanno penalizzato più del dovuto, però credo che la rosa sia una rosa che può giocarsela con tutti. È chiaro che dobbiamo uscire da questo momento delicato con meno ferite possibili. Hai mai pensato di dimetterti in qualche fase difficile? Mai, perché nel momento in cui ho accettato quest'estate non vedo per quale motivo devo dimettermi in questo momento. La prima cosa che ti insegnerò a Coverciano è che non ci si, è come abbandonare la nave in questo momento, cioè non fa parte del mio carattere. Piuttosto affondo con i miei ragazzi. Che partita si aspetta a Terni? Partita di calcio dove due squadre hanno bisogno di fare risultato a tutti i costi. Chi teme di più dei giocatori della Ternana? Ma che bisogna vedere i giocatori che scenderanno in campo. È chiaro che sono giocatori importanti come Avenatti, come Ceravolo, Falletti, comunque Furlan, sono giocatori importanti, però quello che mi preoccupa in questo momento è più l'aspetto mentale della mia squadra. Ecco, vorrei che la mia squadra fosse serena, che capisse l'importanza del risultato, perché ci mancherebbe altro, ma questo non deve andare a discapito della prestazione e della voglia di portare a casa il risultato. Non deve essere un fardello, un groppone che ci portiamo dietro, ma assolutamente dobbiamo giocare per cercare di far sì il risultato, perché il risultato è importante, ma non come il fardello che magari è la prima situazione, magari ci possiamo spaventare o meno. Abbiamo visto allora appunto come atteggiamento è entrato in campo. Sì, dopo 4 minuti ha rischiato l'espulsione, però si è tranquillizzato, pensavo l'espulsione per 5 minuti, invece non è stato. Quando potrebbe essere utile in questo momento un atteggiamento così ruento, così caricato, cioè così motivato, insomma, chi cerca spazio a tutti i costi, perché abbiamo visto, insomma. Ma la spregiudicatezza del giovane può essere importante, però è anche vero che magari in alcune circostanze bisogna, è vero che magari ha dimostrato temperamento e tutto, però credo che il difetto di Dejan sia quello che magari a volte per l'eccesso lo porta a commettere degli errori, e quindi questo aspetto lo deve migliorare. Però la spregiudicatezza del giovane in questo momento potrebbe anche tornare utile.